Grave incidente stradale a Fano nel quartiere San Lazzaro poco dopo le 11 di questa mattina. Due auto sono entrate in collisione, sembrerebbe per un mancato rispetto del rosso al semaforo, ma le dinamiche sono ancora in fase di valutazione da parte della polizia locale di Fano, che è intervenuta sul posto per i rilievi di legge per regolamentare la circolazione. Una Peugeot Station Wagon 308 condotta da un fanese di 39 anni con a bordo una passeggera di 42 anni ha violentemente urtato contro una Mazda con alla guida un residente di Mondolfo di 36 anni. Entrambi i tre occupanti dei veicoli sono stati trasportati al pronto soccorso di Fano, non in gravi condizioni, dopo essere stati assistiti dal personale del 118, arrivato con due mezzi sul luogo dell'incidente. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano, che ha dovuto estrarre dalla Mazda il suo conducente, rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'auto, e mettere in sicurezza i veicoli, che sono stati poi rimossi con il carro attrezzi. Anche la sede stradale è stata poi in seguito bonificata a causa dei liquidi fuoriusciti dalle parti meccaniche delle due autovetture.